Buongiorno. Come avete capito, il tema di questo intervento riguarda le domande aperte delle prove invalse, in particolare le domande aperte delle prove di grado 8, terzo, secondario e primo grado, dello scorso anno nel nuovo formato CT. Il seminario che stiamo partecipando si propone di valorizzare i dati invalsi che abbiamo a disposizione, giustamente enfatizza molto la componente quantitativa che questi dati ci restituiscono. Qui entriamo in un tipo particolare di dato, e l'obiettivo di fondo di questo ragionamento è anche quello di mostrare l'utilità non solo in termini di ricerca, ma in termini anche di lavoro didattico. Cioè, le domande aperte sono un grandissimo patrimonio per l'insegnante. Il fatto di aver per la prima volta le domande una codifica a livello centralizzato ci ha consentito da un lato di andare oltre la codifica fatta dal singolo insegnante o gruppo di insegnanti, quindi c'è un unico staff che qui tra l'altro vedete appunto rappresentato da Eliana Benetti, che coordinava un po' questo gruppo di codificatori, e io ero così curavo l'aspetto scientifico di rapporto con l'invalsi. Valorizzare quindi queste risposte proprio nell'ottica di entrare un po' di più nei meccanismi con cui gli studenti si approcciano al test, e quindi è, se vogliamo, un po' sulla stessa linea di quello che abbiamo sentito per la somministrazione CBT, quindi quella che conosciamo benissimo. Abbiamo lavorato quindi sui dati del campione, anche questo è stato molto importante, per l'anno scolastico 2017-2018. Noi sappiamo, il quadro di riferimento ci ricorda, il nuovo quadro di riferimento tra l'altro uscito a fine agosto, ci ricorda quali sono i formati disponibili, quindi cosiddetta risposta chiusa, risposta aperta. Il passaggio al CBT ha comportato, diciamo così, per forza di cose un aumento della componente chiusa rispetto alle domande, chiuse rispetto alle domande aperte, e in particolare si è dovuto rinunciare a quesiti e risposta aperta articolata, e ci sono, si è fortemente voluto che restassero risposte aperte univoche. In particolare qui ci siamo esercitati, diciamo così, in una rilettura dei dati riferiti ai tre testi che sono stati liberati, quelli che trovate in appendice tra le documentazioni invalsi come esempi di prove dello scorso anno, quindi un testo espositivo sulla scarsità dell'acqua con due domande aperte, che sono il Comitato dell'ONU ha dichiarato che l'accesso all'acqua è un diritto umano universale, cosa significa l'espressione sottolineata, quindi una domanda di carattere soprattutto lessicale, e anche qui ricercare all'interno del testo un'espressione usata come sinonimo di acqua. Quindi sono due domande soprattutto lessicali, risposta aperta, univoca, però sull'univocità cosa significhi vedremo attraverso gli esempi quanto se l'ha portato a campioni di 6.500 studenti che hanno risposto alla stessa domanda, l'università assume un significato, anche se vogliamo, abbastanza particolare. Un secondo testo riguarda un altro testo espositivo, parlo della filosofia naturale della scienza, un testo su Galilei. Anche qui abbiamo domande, tra le varie domande ce ne abbiamo di più, abbiamo scelte tre su cui soffermarci, ricercare all'interno del testo l'aggettivo con cui si definisce il metodo scientifico. Insomma, una formazione dell'università dovrebbe poter essere verificata, una referenza pronominale, quindi il pronome che cosa sostituisce, e questo sposta l'attenzione su un altro piano non banale, e qual è secondo Galileo lo strumento essenziale per comprendere l'universo di un linguaggio matematico. Se faremo in tempo, una terza domanda riguarda un testo di Piero Chiara, il Balordo, e con una domanda apparentemente semplice che si chiede di qual è il soggetto della frase,
non è una domanda solamente di grammatica, è una domanda di comprensione del testo estremamente importante e anche, come dire, non scontata nella risposta. Quindi questi sono i tre testi. Sono testi, sono domande che hanno avuto percentuali di risposta abbastanza varie, alcune molto semplici, 83%, 73%, altre insomma nella media, e una domanda particolarmente difficile, ma questo lo rivedremo. Un primo dato che ci è parso interessante capire è qual è la variabilità delle risposte, cioè quante risposte uguali ci sono. Il fatto che sia una risposta univoca potrebbe dire beh, che risposto correttamente ha risposto tutte allo stesso modo. Non è affatto così, naturalmente, la questione è molto più complessa. Un banalissimo strumento per vedere questo è prendere il numero di risposte diverse, dividere per il numero di studenti che hanno risposto a quella domanda e per praticità moltiplicare per 100 per poter poi ragionare sui dati. E troviamo dati molto interessanti, cioè troviamo che la variabilità complessiva delle domande, come vedete, è molto varia. Si va da un 35% di una domanda in particolare, ma poi entreremo nei dettagli, a una variabilità media tra il 7-8%, 10%, qualcuno un po' più bassa e qualcuno un po' più alto. Quindi vuol dire che comunque il tasso di risposte diverse è molto elevato. Ma quello che poi abbiamo fatto è vedere la variabilità all'interno delle sole risposte corrette e la variabilità all'interno delle risposte errate. Allora, anche per domande che presuppongono una risposta molto secca, verificata, oppure risorse bibliche, si ha una variabilità abbastanza elevata, che addirittura una domanda tocca il 30%. La variabilità delle risposte errate è sempre, questo è prevedibile anche se non in questi termini, molto più ampia della variabilità delle risposte corrette. Se per esempio per una domanda la variabilità è 2,1, per quelle sbagliate, scorrette, è del 13,2%. Tenete conto che abbiamo anche un caso di domanda non rilasciata e quindi non posso mostrarvi, in cui la variabilità complessiva arriva al 94%. Cioè vuol dire che su 6.500 sono praticamente tutte una diversa dall'altra. E quindi questo fa anche capire l'eroismo di chi poi ha codificato per domanda, coordinandosi, ponendosi una serie di problemi, queste domande. Questi sono i dati pesati, cioè la differenza tra la variabilità delle risposte errate e quelle corrette è pesata rispetto alla frequenza media, e si vede che tutto sommato c'è una certa regolarità, ecco, mi scuso con gli statistici per l'approssimazione con cui espongo questi concetti, però grosso modo insomma la variabilità è abbastanza omogenea, costante, no? Però sempre sistematicamente le domande corrette sono più simili tra loro rispetto alle risposte sbagliate, il che mi fa pensare, se passate la battuta, all'incipit Anna Karenina, che tutte le famiglie felici sono simili tra loro, ogni famiglia è infelice a modo suo. Ecco, tutte le risposte corrette si assomigliano, le risposte scorrette sono scorrette ciascuna a modo suo. Ma lascio la parola a Diana Leonetti per vedere in concreto alcuni esempi. Su Tolstoi torneremo alla fine. Grazie, Matteo. Allora, entriamo nel vivo. Leggiamo i testi delle domande che sono state rilasciate. Partiamo proprio dalla domanda che ha riportato l'indice di variabilità complessiva relativa alle risposte corrette e alle risposte errate comunque più alto. Allora, un comitato dell'ONU ha dichiarato che l'accesso all'acqua è un diritto umano universale. Che cosa significa l'espressione sottolineata? Per rispondere, completa la frase che segue. L'acqua è un diritto di tutti gli uomini, del mondo, di ogni persona. Queste sono state le risposte pensate dagli autori nel momento in cui hanno formulato questa domanda. Andiamo a vedere che tutto sommato è una domanda che ha avuto un buon riscontro, l'83% di risposte corrette, un indice di variabilità complessiva considerevole, pari a 35,2. Stesso discorso applicabile anche all'indice di variabilità per le risposte corrette, 30,3, e l'indice di variabilità per le risposte errate 42,1. Andando a leggere la domanda si capisce subito che il riferimento al testo è immediato.
si fa riferimento in particolare alla frase che conclude il testo e in cui è proprio riportato l'intervento del Comitato dell'ONU. Tuttavia, però, la domanda richiede, chiama in causa il bagaglio di conoscenze lessicali dello studente. Da qui, molto probabilmente, deriva questo indice di variabilità elevato. Questo è un workload, abbiamo pensato di proporvi, insomma, una rappresentazione visiva, grafica e immediata della varietà delle risposte corrette e sbagliate che gli studenti hanno fornito per rispondere appunto a questa domanda. Il principio del workload è che è un'espressione tanto più frequente quanto nel grafico assume una posizione centrale ed è scritta con caratteri comunque di dimensioni più elevate. Quindi vedete che sostanzialmente le categorizzazioni riguardano tutte le perifrasi possibili delle risposte corrette fornite dalla griglia e quindi fornite dagli autori. Andando invece a ragionare sulle risposte errate, emerge subito che la risposta errata più frequente sia stata umano universale, quindi gli studenti hanno riproposto una parte dell'espressione di cui si chiedeva di fornire il significato e l'hanno inserita appunto nella casella di risposta. Altri invece hanno riportato soltanto uno dei due termini di cui si componeva l'espressione, quindi o umano oppure universale. Si fa riferimento anche ad elementi presenti nel testo e che sono riconducibili all'acqua, ma che tuttavia non sono risposte pertinenti, quindi è indispensabile, è un bene pubblico, è un bene comune che spetta a tutti i paesi, eccetera. Quello che abbiamo appena visto è un esempio di domanda che ha una difficoltà comunque bassa e un indice di variabilità invece elevato. Passiamo ad una tipologia diversa, si tratta di una domanda che si riferisce allo stesso testo, quindi alla scarsità dell'acqua, ma che presenta delle caratteristiche differenti rispetto a quella che abbiamo potuto leggere adesso. Allora, leggiamo il testo della domanda, quindi nel primo capoverso del testo, quale espressione è usata come sinonimo di acqua? Vi ho riportato qui il capoverso a cui si fa riferimento, quindi l'acqua è una risorsa naturale indispensabile per tutte le forme di vita e ricopre per oltre 2/3 la superficie terrestre. Tuttavia, appena il 2,5% delle risorse idriche è costituito da acqua dolce, eccetera, eccetera. Quindi qui la risposta corretta è semplicemente risorse idriche. Andiamo a vedere com'è andata. Il 47,8% del campione ha risposto correttamente, l'indice di variabilità, come diceva Matteo, si attesta sui livelli medi, quindi pari a 7,9, l'indice di variabilità delle risposte corrette invece pari a 2,1, quello delle risposte errate 13,2. Rispetto agli indici che avete visto nella tabella, tutto sommato non siamo davanti a dei livelli molto alti di variabilità linguistica, tuttavia però persiste lo scarto considerevole tra l'indice di variabilità delle risposte errate e quello delle risposte corrette. Andiamo a vedere come hanno risposto gli studenti che hanno risposto correttamente, quindi vedete che sì, la maggior parte di coloro che hanno risposto in maniera corretta ha fornito come risposta risorse idriche, prevista dalla griglia e quindi prevista dagli autori. Tuttavia però abbiamo assegnato il punteggio 1, quindi risposta corretta, anche non tenendo conto della variazione legata al genere, quindi al numero, quindi risorse idriche, all'aggiunta di articoli, di preposizioni, di aggettivi, di sostantivi che sono comunque presenti nel testo, ma non vanno ad inficiare l'esattezza e la correttezza della risposta. Quindi per esempio risorsa idrica naturale. Alcuni hanno anche avuto la cortezza di riportarlo tra virgolette. Andando invece a ragionare sulle risposte, sulla varietà di risposte errate, emerge subito che la risposta errata più frequente per questa domanda sia stata risorsa, oppure idrico, oppure naturale. Quindi naturale per esempio è dovuta, è una risposta che molto probabilmente gli studenti hanno fornito facendo un riferimento errato al testo, proprio perché la prima parte, la prima frase del testo diceva, se non ricordo male, l'acqua è una risorsa naturale indispensabile, quindi vedete che tutti gli elementi che compongono la parte nominale, bene o male, ricorrono anche nel workload.
Non mancano poi elementi anche gli elementi geografici che sono inseriti nel testo, quindi ghiacciai, fiumi, eccetera. E restiamo su un livello di difficoltà molto simile a quello della domanda che abbiamo appena visto e una variabilità comunque bassa. Qual è la condizione perché un'affermazione possa essere ritenuta accettabile sul piano scientifico? Per rispondere, completa con una sola parola la frase che segue. Un'affermazione per essere accettata deve poter essere verificata verificabile. Questa domanda si riferisce al secondo testo, dalla filosofia naturale alla scienza. Vedete che a differenza della domanda sulle risorse idriche che abbiamo appena visto, qui non c'è un riferimento chiaro, esplicito al testo, non si sta dicendo allo studente vai a guardare il primo capoverso oppure l'ultimo capoverso. Tuttavia, però, è presente una specificazione, cioè un'affermazione deve essere ritenuta accettabile non in termini generali ma sul piano scientifico. Da qui, quindi, la risposta verificata e verificabile. Tra l'altro, per rispondere correttamente alla domanda, lo studente non deve far altro che individuare il valore della doppia negazione in questa frase qui. Se un'affermazione non può essere verificata con un esperimento, essa non può essere accettata. Quindi lo studente deve capire che qui la doppia negazione non ha altra funzione se non quella di affermare. Andiamo a vedere com'è andata. Percentuale di risposte corrette pari al 47,8%, un indice di variabilità media, quindi complessiva, pari a 8,4, un indice di variabilità delle risposte corrette pari a 1,8 e un indice di variabilità delle risposte errate pari a 14,5. Lo stesso discorso della domanda precedente. I livelli di variabilità non sono elevati, tuttavia lo scarto è considerevole. Andiamo a vedere come hanno risposto. Quindi verificata è stata la risposta più gettonata da parte degli studenti che hanno risposto correttamente. Abbiamo accettato, come era previsto dalla griglia, anche verificabile. Abbiamo accettato tutte le varianti legate al numero, quindi verificate. Abbiamo accettato anche la variante legata al genere, quindi verificato. Abbiamo accettato anche verifica, quindi il sostantivo che deriva proprio dal verbo verificare. Ma anche altri sinonimi del verbo verificare che sono pertinenti proprio perché hanno lo stesso valore sul piano scientifico che assume verificare, quindi dimostrata, provata, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece le risposte sbagliate, vedete che quella più frequente è sperimentata. Ricorrono poi anche altri elementi, anche altre risposte che si fanno comunque al testo, ma che tuttavia anche in questo caso non sono pertinenti. Emerge qui anche il riferimento chiaro al campo semantico dell'ipotesi, della tesi, ma non al riferimento appunto ad una tesi che sia accettata sul piano scientifico. Quindi vedete gli aggettivi vera, completa, oppure una legge studiata, corretta, eccetera, eccetera. Queste risposte non vanno bene sia perché non sono pertinenti alla domanda e sia perché, a maggior ragione, in quella parte di testo che vi ho mostrato prima non sono contemplate. E passiamo ad una domanda che come difficoltà si attesta su un livello medio facile e che ha una variabilità, un indice di variabilità tutto sommato medio. Se tutte le domande che abbiamo visto fino ad ora, bene o male, erano di natura lessicale oppure strettamente legate comunque alla comprensione del testo, questa domanda lo è altrettanto, per il secondo punto che ho citato, ma si discosta da quelle che abbiamo visto perché in realtà va a lavorare e ad indagare la comprensione della coesione testuale. Il pronome egli, evidenziato nel testo, quale termine sostituisce? La porzione di testo su cui lo studente si è concentrato è questa che vi abbiamo riportato. Nel trattato Il Saggiatore, Galileo sostiene la necessità per lo scienziato di imparare a leggere la lingua matematica in cui si esprime la natura. L'universo non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua, a conoscere i caratteri nei quali è scritto, ed è scritto in lingua matematica, eccetera. E tutto sommato
sembra una domanda, una risposta davvero univoca, tuttavia però così non è stato in termini assoluti. Gli studenti infatti hanno, sì, quelli che hanno risposto correttamente, hanno scelto l'universo oppure universo così come era stato previsto dalla griglia. Tuttavia però anche qui abbiamo fenomeni di variazione. Molti infatti hanno ripreso la domanda, quindi si riferisce a è universo, si intende universo, senza considerare, e questo discorso vale per questa domanda ma anche per tutte le altre domande che abbiamo analizzato e verificato, che noi non abbiamo assolutamente tenuto conto degli errori di digitazione. Abbiamo accettato anche le forme, le stringhe minime, insomma, perché quella risposta potesse essere considerata corretta. Ecco perché magari vedete universo oppure universo, eccetera, eccetera. Non abbiamo assolutamente tenuto conto di questo elemento. E andiamo a guardare invece le risposte errate. Lui, il pronome. Egli sostituisce lui. Qui manca completamente l'adesione al testo, ma non è l'unico pronome che ricorre, essi, lei, loro, eccetera. È interessante infatti Galileo, che è il primo referente umano, il più immediato che lo studente appunto ha davanti a sé. Ed è interessante anche guardare quanto la parola lingua oppure matematica siano comunque ricorrenti, perché avrete modo comunque guardare anche il testo, sono i referenti più rilevanti sia nella frase precedente che nella frase successiva. L'universo invece è presentato tra parentesi quadre, probabilmente ha destato qualche difficoltà. Ce la facciamo all'ultima? No, non ce la facciamo. Passo a rapidissime conclusioni, nel senso che non volevamo essere esaustivi in questo. Che cosa ci interessava? Ci interessava in particolare vedere in che modo questo tipo di analisi può risultare estremamente utile. Allora, questo tipo di analisi può risultare molto utile a livello di, per le scuole, di preparazione alle prove, ma direi in generale molto utile per imparare a rispondere a domande di comprensione del testo, quindi confrontare le risposte, capire qual è il modo corretto di rispondere e soprattutto in classe, un po' come per la grammatica, ricostruire il percorso logico che ci porta alla risposta, quindi dare un atteggiamento logico. Questo tipo di analisi pensiamo anche che sia molto interessante per chi prepara le prove, nel senso che può essere uno strumento di lavoro per verificare per esempio i dati del pretest rispetto alle domande aperte e verificare il grado di variabilità e capire se c'è qualche elemento che è sfuggito che in qualche modo condiziona questa variabilità. L'esempio di prima era molto significativo, il fatto che mancasse la specificazione, l'espressione nel testo, trova nel testo, finiva col cambiare in un certo senso anche lo stesso question entry per la domanda, che anziché ricercare l'aggettivo verificato all'interno del testo ci ha costretto poi in fase anche di codifica, visto che non c'era richiesto di andare a cercare l'aggettivo usato nel testo, a modificare e a trovare anche sinonimi che fossero coerenti con quel tipo di ragionamento. Quindi probabilmente se questo tipo di analisi fosse stata fatta in fase di elaborazione della domanda, si sarebbero potuti acquisire degli elementi assolutamente utili. L'ultimissima cosa, per tornare appunto a Tolstoi, ci insegnano molto le risposte corrette, ma ci insegnano molto anche le risposte sbagliate, perché spesso dietro le risposte sbagliate c'è una misconcezione, c'è un equivoco di fondo, che non è detto sia sinonimo di scarsa competenza, ma semplicemente è un indizio, una spia di un lavoro che deve essere portato a termine. Allora, torniamo a Tolstoi, come dice uno dei suoi biografi, desiderava che gli errori non finissero. Erano le tracce della verità, erano la ricerca del senso della vita. Ora non so se le risposte aperte e gli errori delle risposte aperte ci danno il senso della vita, ma sicuramente qualche elemento utile ce lo danno e questo speriamo di aver mostrato. Grazie.